È la questione dei terremotati che stiamo vivendo ancora in queste ore, piuttosto che le tante altre emergenze. La gente non è più, non può sopportare più chi dice di fare e poi non si vedono i risultati. Perché piaccia o non piaccia migliore, 7 miliardi di euro di qui, 5 miliardi di là, 10, però vai nella realtà quotidiana, passi su un marciapiede e ti accorgi che la realtà è differente. Allora, una domanda dovete porvela: perché tutto quello che dite di aver fatto non produce effetto? Perché l'azione di governo poi alla fine è frustrante nei confronti dei cittadini? Forse perché, e qui non è la questione di andare col titolo sulla prima pagina del giornale, occorre guardare il contenuto delle cose. Se fai una riforma del lavoro e poi la devi spezzettare perché è un disastro, fai la riforma della pubblica amministrazione e poi è incostituzionale, fai la riforma delle banche popolari e poi è incostituzionale, fai la riforma della legge elettorale che era la più bella del mondo ed è incostituzionale. Non c'è una riforma, la buona scuola non parliamone, una riforma di quelle che dovevano cambiare il verso del paese, che abbia avuto effetto reale sulla vita dei cittadini. O addirittura in qualche caso, come adesso il sistema politico, è in un impasto totale. Sì, uno qualche difficoltà allora, la leggiamo. Ma su sta cosa, allora, su sta cosa, io però, scusatemi, perché io delle risposte il senatore Candiani, un attimo, risposte solo che possono essere cosa efficaci. Servono risposte croccanti, cose croccanti, che si sente subito. No, perché la fragranza, lo sa chi le dà le risposte prodotto, croccanti, no, quelle proprio belle croccanti croccanti. Sì, un signore con i capelli rossi, si chiama Trump. Quando io ho letto del sondaggio